Al Konami Youth Development Center si sfidano Inter Women e Fiorentina, match valevole per l'ultima giornata della regular season della Serie A femminile team. Le viola vogliono tenere il posto sul podio e non perdere ulteriore terreno rispetto alla Juventus, mentre le nerazzurre puntano a scavalcare proprio le toscane. Alborghetti prova a alzare il pressing. Amarlund, anticipata da Merlo. Poi Mijatovic gira bene per Bocchete. Bocchete entra in aria. Bocchete contro Piazza. Bocchete! E arriva il vantaggio della Fiorentina con davvero Bocchete. Al minuto numero 14. Viola avanti. Rivediamo l'azione di Mijatovic che lancia in verticale Bocchete. Brava dentro l'aria a controllare e a trafiggere col destro Piazza che non può nulla. Merlo dentro per Chawinga. Chawinga controlla in aria. Chawinga! E arriva il pareggio dell'Inter con il 15° gol di Zavita Chawinga in campionato. Con Merlo che crossa bene col destro, pesca dentro l'aria Chawinga che protegge la palla sull'attacco di Tuceri Cimini e col sinistro all'altezza del dischetto va a frettare Schroffenegger. Scarica per Mijatovic, dentro per Catena, la palla arriva a Parisi, Pandini forse con una mano, tutto regolare, Chawinga per Polli, scambiano bene i due attaccanti dell'Inter, Chawinga mette il turbo, prova a contenerla Tortelli, Chawinga entra in aria, Chawinga, la palla sul destro, ancora Chawinga, prova il destro e arriva il vantaggio dell'Inter, doppietta di Chawinga che lascia sul posto tutta la difesa della Fiorentina e fulmina Schroffenegger dentro l'area piccola. Quando parte palla al piede davvero incontenibile Chawinga, 16° gol in campionato, doppietta e Inter 2 Fiorentina 1 al minuto numero 28. Da centrocampo ha messo il turbo, Tortelli ha provato in qualche modo a contenerla, non ha potuto niente, poi dentro l'aria ha scherzato Schroffenegger e ha depositato la palla in rete con il destro per il vantaggio Inter. Tuceri Cimini prova a recuperare il palleggio per la Fiorentina, allarga per Zamagnan che a sua volta verticalizza per Amarlund, poi Catena con il destro di prima intenzione, palla che finisce di poco sul fondo. Sul punto di battuta c'è Zamagnan che può andare col destro e Tuceri Cimini col sinistro. Va Tuceri Cimini, palla che sbatte contro il muro nerazzurro. La palla si impenna, arriva Parisi che ci arriva, toccata dura forse, si lamentano le giocatrici della Fiorentina. Per la transizione viola con davvero Bocchetti che va a dettare il ritmo dell'azione offensiva viola. Porta palla, ottima l'imbucata per Kayan che entra in aria. Kayan piazza, le lega la gioia del pareggio da parte della compagna. Ha fatto tutto bene vero Bocchete, servendo una palla coi fiocchi per Kayan. Chawinga mette il turbo, scambia con Pandini, chiama palla Togersen, Pandini guarda la porta, prova a caricare il destro ad esploderlo, ma in due tempi Schroffenegger blocca la sfera, mentre l'Inter dovrà affrontare altre due partite in Coppa Italia. Punizione battuta da Simonetti, dentro a cercare Van der Gracht, poi il colpo di testa di Alborghetti e arriva il gol del 3-1 dell'Inter con il capitano Alborghetti al minuto numero 86. 3-1 dell'Inter ad opera del capitano. Punizione di Simonetti, Van der Gracht ci arriva, la palla si impenna, arriva proprio sulla testa di Alborghetti che va ad angolare il pallone dove non può nulla Schroffenegger. Brava ad approfittare Alborghetti del contrasto tra Van der Gracht e Agard. Attenzione al turbo da parte dell'attaccante nerazzurro. Angiara Gioia accompagna l'azione, 3 contro 3. Angiara Gioia porta palla, c'è l'arca Chawinga. Chawinga riceve palla, di nuovo per Angiara Gioia. Con il sinistro, Schroffenegger ci mette la manona e salva. Da 3-1 a 4-1. Brava Schroffenegger a intervenire sul sinistro velenoso di Angiara Gioia che ha iniziato e chiuso l'azione. Dice che può bastare così, finisce qua al Konami Youth Development Center, l'Inter batte 3-1 la Fiorentina e la scavalca in classifica.